L'emergenza Covid ha messo a dura prova i malati e non solo sul piano sanitario. E anche se ci sono le luminose e coraggiose esperienze del Comitato Pastorale Ospedaliero di Vicenza, con il cappellano d'Onoreste a dare conforto spirituale ai ricoverati nelle terapie intensive e a mantenere preziosi contatti di sopravvivenza con le famiglie e i volontari impegnati nel difficile servizio notturno all'albergo Covid, tanto è mancato ai malati di ciò che aiuta a superare i momenti bui, come le celebrazioni e le preghiere straordinarie, il rito dell'unzione, le visite alle famiglie, necessario però tenere alta l'attenzione verso la cura con l'empatia e l'umanità, soprattutto in quelle strutture del RSA dove la persona non risiede solo per un periodo e dove l'isolamento si è fatto pesante con visite a distanza anche attraverso i vetri di porte e finestre. Ecco allora l'impegno della pastorale della salute nella sensibilizzazione con una giornata speciale nelle parrocchie. Abbiamo suggerito per il 30 maggio la giornata del malato, occasione per sensibilizzare le nostre comunità ad avere attenzione, ma anche a nuova attività pastorale nei confronti delle fragilità. È una bella occasione per far diventare strutture e famiglie con problemi non luoghi di segregazione, ma luoghi di vita. In certi passaggi, come la malattia e la vicinanza della morte, ognuno ha diritto di avere accanto qualcuno che ascolti o che faccia silenzio, e ognuno ha diritto di morire da vivo. Un buon cristiano può dirsi tale nel momento in cui sa scegliere le pietre scartate dai costruttori per farle diventare delle pietre d'angolo. Festeggiare la giornata del malato è ricordarsi di aver cura di chi ha cura, è ricordarsi di tutti quei genitori, dei familiari e a volte anche amici che ogni giorno custodiscono i loro malati e così danno valore ad ogni vita.